allora è tornata a trovarci Monica Francioni. Intanto noi dobbiamo parlare di un progetto che partirà tra pochissimo in vista dell'estate, ma intanto lei ci ha portato qui la coccarda del terzo premio di quello che è stato. Grazie. Racconta tu, insomma. Sì, allora c'è appena stato il weekend scorso il Salone del Cavallo Americano a Cremona, e nella categoria chiaramente delle gare del Team Penning, questa è la coccarda che ho vinto, erano 74 squadre e ho fatto il terzo posto e anche il quinto, però vabbè, chiaramente vi ho portato quella del terzo. Ce l'abbiamo poi tra parentesi anche le immagini della gara, quindi adesso perfetto. Magari se dalla regia sì. possono mandarle, eccole qua, guarda, le vediamo insieme, intanto dedichiamo sì. proprio due minuti a commentare. Volentieri, questa sì, qua gara. Appunto era una delle squadre con cui ho gareggiato, io sono quella nell'angolo di sinistra e poi abbiamo Antonio Bianchi e Claudio Salvia che sono gli altri miei due compagni di squadra, e qua stiamo andando verso la chiusura, come vedete abbiamo tutti e tre i capi pronti per chiudere all'interno del pen che è il recinto. Eccoci qua, fermiamo il tempo, e in quelle gare qua abbiamo tirato fuori veramente tutta la passione, l'impegno fatto in questi mesi, perché comunque gare di questo tipo, di questo livello, non si preparano di certo in una settimana o anche solo in un mese. Infatti anche in quella coccarda qua che ho vinto in questo terzo posto ho veramente tutto il sacrificio, l'impegno di questi mesi. È quasi emozionante veramente averla qua tra le mie mani, perché comunque ho corso veramente con i penner più grandi, più bravi d'Italia in questa fiera, essendo comunque un Salone del Cavallo europeo. E quindi insomma un valore premio nazionale, sì. per cui un altissimo valore proprio per sì. il tuo lavoro, e grazie. Ci ha fatto piacere anche raccontarli all'interno grazie del mille. Nostro telegiornale sportivo. Però insomma, finite le gare, adesso arriva l'estate e quindi ti stai organizzando per avvicinare i ragazzi al cavallo, esatto. diciamo così, un primo approccio, sì. magari anche chi ha già cominciato, sì. per due settimane di sì. contatto con... Esatto. Come sono organizzati? Raccontaci. Allora, innanzitutto, magari diciamo le date, così almeno le persone possono organizzarsi, è dal 22 al 26 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre, sono due settimane di gresse dal lunedì al venerdì. Possono anche farne una sola, eventualmente se magari l'altra giustamente sia ancora in vacanza. E in queste due settimane, magari vi spiego un attimo il programma, gli ragazzi, i bambini comunque dai 6 ai 13 anni, vengono accolti tra le 8 e le 9 e facciamo un'ora di risveglio muscolare tutti insieme, un po' di ginnastica. Comunque io mi devo laureare in scienze motorie, quindi per me è fondamentale avere l'attività fisica integrante per la nostre giornate, della vita anche da maneggio. Ecco qua intanto qualche immagine del Grest dell'anno scorso, perché questa è la terza edizione che facciamo, il terzo anno di Grest. Comunque, come vi dicevo, al mattino un'ora di risveglio muscolare tutti insieme, alla metà della mattina, quindi alle 10, abbiamo la prima merenda, che i bambini possono scegliere una banana o uno yogurt. Dalle 10.30 fino alle 13 tutte le attività col cavallo, come vedete anche queste immagini, quindi salgono in sella, imparano le prime nozioni, come guidarlo, fermarlo, farlo andare avanti. E poi abbiamo il pranzo, mangiamo tutti insieme in clubhouse, che è il luogo di ritrovo del maneggio, e nel pomeriggio abbiamo attività di laboratorio, sempre a contatto comunque con il cavallo, piuttosto che il giro in carrozza e tante cose divertenti. Non sono a scuola, quindi beh, ecco, questi sono i laboratori, poi il giro in carrozza, quindi i bambini si devono assolutamente divertire, devono stare bene e trovarsi bene. Comunque io faccio anche questo perché non è una cosa che magari in un grest di oratorio si può proporre, comunque il contatto con un animale di questo tipo è una cosa nuova che non possono fare tutti, ecco, possono farlo solo comunque i campus con all'interno delle strutture come la mia. Il bambino, come vi dicevo, deve stare bene, deve divertirsi, deve far passare la sua giornata in compagnia. In più io promuovo anche questo stile di vita, proprio dal momento in cui qua non hanno contatto, non sono a contatto con cellulari, computer, quindi la vita all'aria aperta, il divertimento tutti insieme, il fatto di fare squadra e via dicendo. Ecco, può essere anche utile per capire un po' se un bambino ha delle particolari doti o inclinazioni anche per assolutamente andare a cavallo. Sì, anzi infatti spesso viene utilizzato come trampolino di lancio, passami il termine, per magari poi iniziare i corsi durante l'anno. Magari un bambino gli piace veramente tanto questo contatto con l'animale, che dice ok, mi piacerebbe anche proprio imparare da solo a guidare questo cavallo, perché comunque durante il Grest i bambini sono coperti da assicurazione, però sono sempre
sempre tenuti da noi, i cavalli alla longhina non sono mai assolutamente lasciati andare quindi da soli. Quindi è anche un primo momento, primo approccio, perché esatto, insomma, non a tutti poi magari può piacere, esatto, oppure può essere anche un modo per superare magari una diffidenza iniziale e creare un rapporto, infatti, con l'animale. È bravissima Cristina, infatti come dicevamo io e te anche nelle scorse settimane quando sono venuta qua sui vostri divani, nel fatto che comunque questo cavallo, cioè il cavallo di per sé come animale, tira fuori le tue emozioni. I bambini chiusi si aprono, piuttosto che quelli un po' più esuberanti si calmano, perché io anche all'interno del Gressi insegno il rispetto soprattutto nei confronti di questo animale, perché comunque è un animale molto grande, quindi bisogna avere comunque rispetto nei suoi confronti, perché anche semplicemente se ci pesta un piede, insomma, non è proprio così leggero, insomma, sono 500 kg. Però nel momento in cui impariamo bene a girare attorno al cavallo e come dire, rispettarlo, allora lui non ha alcun motivo di farci del male, anzi instaura proprio un rapporto di fiducia che è meraviglioso poi nell'andare avanti del tempo. Ecco, quanto, visto che parliamo sempre di Monta Western, sì, lo sottolineiamo, quanto questo piace ancora di più ai ragazzi? Insomma, esiste ancora un po' la voglia di diventare cowboy, sì, di travestirsi? Sicuramente ai miei tempi sì, adesso magari gli eroi di oggi sono diversi dai cowboy, sì, però resta ancora un po' nell'immaginario. Assolutamente, dei infatti uno di quello che dico io sempre anche proprio ai bambini è: diventa anche tu un cowboy, proprio perché è proprio uno stile di vita che io passo a questi ragazzi. Il fatto anche che a breve, tra l'altro, io dico, faremo il saggio di fine anno dei miei ragazzi, proprio quelli della scuola, e loro saranno vestiti ovviamente con jeans e stivali, ma tutti, anche più piccolini, avranno il loro cappello da cowboy, perché è giusto che è la conquista, si no? Esatto, il momento della conquista. Allora, grazie a Monica Francioni. Grazie come a ultima voi. Cosa, però, ricordiamo dove è possibile trovare, sì, tutte le informazioni e come contattarti. La pagina Facebook e la pagina Instagram MF Quarter Horse, dove, esatto, abbiamo tutte le indicazioni. Oppure c'è sempre la mail che vedete qui, ore12@cremona1.it, e noi faremo da tramite per mandarvi, grazie, le indicazioni di Monica Francioni. Grazie, bocca grazie al lupo, a voi. Mi grazie, raccomando. Assolutamente. Bisogna proseguire così. Avanti tutta.